sarebbe stato utile. Quindi è stato inserito questo elemento, sono state date altre indicazioni tipo le autorità competenti e anche con indicazione di possibilità di emanazione da parte delle regioni di procedure semplificate. Non c'era bisogno di questo comma perché già per indirizzo costituzionale la regione poteva fare queste norme, tanto è vero che alcune regioni non l'hanno fatte. Poi ancora è stato aggiunto un ulteriore articolo che per quanto riguarda le sonde geotermiche, tra l'altro ha dato una sorta di messaggio, cioè dare limiti e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole associazioni locali sottoposte alla sola dichiarazione di inizio attività. Ecco, questo che effettivamente è una novità che però trae origine appunto alla nazione Lombardia, all'interno della quale le attività relative alle sonde geotermiche sono assoggettate non per l'autorizzazione ma per la dichiarazione di inizio attività. Dopodiché con un decreto successivo relativo alle energie rinnovabili è stato dato l'incarico, diciamo, è stato delegato al Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Ambiente e dell'Infrastruttura per la definizione di di criteri, prescrizioni per la posta in opera di impianti di produzione di olio delle sonde geotermiche, ovvero sonde geotermiche. Questa frase è proprio nella legge, non è che si capisca molto cosa voglia dire, però comunque si riferisce alle sonde geotermiche. Faccio notare che il decreto interministeriale sarebbe dovuto essere emanato entro il 28 giugno 2011. Ancora siamo lontani dall'emanazione, sono passati 7 anni e siamo ancora qui a discutere su questo decreto, che sarebbe estremamente utile perché a livello nazionale introdurrebbe delle norme generali alle quali che farebbero quindi per tutte le regioni italiane, regioni che poi potrebbero comunque integrare con a seguito di esame di problematiche a livello locale la normativa nazionale. Nell'ambito di questa, per esporre questo documento, la piattaforma geotermica costruita da, vedete voi, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Geologi, Associazione Italiana per il Riscaldamento Urbano, la Geotermica Italiana, ANI, HP, ANIVA e altri, ha proposto al Ministero, il Ministero ha accettato di scrivere questo decreto, e poi per discutere appunto con gli organismi ministeriali. Questo decreto noi l'abbiamo già predisposto, però l'abbiamo mandato al Ministero già l'anno scorso, ma non se ne è saputo per nulla. Probabilmente il discorso stesso verrà ripreso solo con il nuovo governo, quindi con il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico. Qui ho riportato il contenuto del documento relativo alle sonde geotermiche. Noi lo chiamiamo documento cosa sono le sonde geotermiche, e ci dà la documentazione progettuale sui sistemi geotermici, cosa bisogna presentare, come deve essere gestito a livello autorizzativo introducendo dei valori di 50 e 100 kW. Non sto a dilungarmi su questo, tanto si tratta solo di una proposta, non è per qualche passo. Andare alla definizione dei materiali, fluidi, termovettore, installazione, verifiche, collaudo e monitoraggio, registro, impianti e captazione energetica. Quindi capite, regolerebbe l'intera materia delle sonde geotermiche. Per poter gestire in termini utili, in termini di certezza anche tecnica la materia,
Comitato Termotecnico Italiano, ente federato all'Uni, ha predisposto delle norme che poi sono state recepite da noi stesso. Queste norme sono state richieste e finanziate dalla Regione Lombardia, che ha anche partecipato attivamente ai lavori di redazione. Si tratta di norme relative al sistema di predimensionamento della progettazione per l'installazione complessiva di collaudo, controllo, manutenzione e conduzione. C'è una norma che riguarda gli aspetti ambientali delle sonde geotermiche e quindi abbiamo ulteriori tre norme approvate l'anno successivo riguardanti la qualificazione delle imprese e gli impianti, i sistemi geotermici all'espansione diretta. È stato anche avviato la redazione di norma sulla idrotermia, quindi per andare a prelevare il calore dall'acqua, però la norma non ha avuto seguito in quanto effettivamente a livello nazionale non si è visto un interesse per l'utilizzo di questa tecnologia, quindi la norma tecnica attende l'evoluzione del mercato, cioè, diciamo, le norme uni normano ciò che esiste ma non precedono ciò che ancora deve essere messo in esercizio. Parliamo adesso della legislazione regionale. Alcune regioni hanno legiferato e l'esempio delle leggi di queste regioni è stato utilizzato per andare a redigere la proposta della piattaforma geotermia del decreto ministeriale sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo preso ciò che già esiste, quindi è inutile andare a inventarsi delle nuove proposte quando già un sistema normativo regionale, almeno per regione, già esisteva, e soprattutto siamo andati a valutare quali queste legislazioni regionali avesse avuto un'esperienza positiva tale da poter essere replicata a livello nazionale. Le regioni che hanno una legislazione oggi completa sono la Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano, completa e applicata. C'è ancora la Regione Lazio che si è creata la sua norma, in realtà molto simile a quella della Regione Lombardia, salvo che per alcune questioni di carattere strettamente regionale, Regione Lazio, però ancora per motivi burocratici non è entrata in piena applicazione. Però noi già da questa norma, in quanto comunque legge regionale, abbiamo tirato fuori degli elementi validi da poter inserire nella nostra proposta. Ci sono poi delle regioni, quali il Piemonte e il Veneto, che hanno non già normato ma semplicemente dato degli indirizzi, di questo ne parleremo un po' tra poco. Sono degli indirizzi che in realtà, non tenendo conto delle norme uni già presenti, rischiano di creare confusione e di richiedere l'applicazione dal punto di vista tecnico di situazioni che in realtà sono in contrasto con quanto previsto dalle norme uni. Inizio con un breve accenno, chiaramente sono semplicemente delle valutazioni generali, non posso entrare nel merito delle singole proposte. La Regione Piemonte con un decreto dirigenziale del 2016 ha approvato la linea guida regionale per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche. In realtà più che di linea guida si tratta di prescrizioni. Tra l'altro, come dicevo, ho visto che queste prescrizioni per la parte tecnica sono fondamentalmente in contrasto con le norme uni, quindi sarebbe il caso di in qualche modo di rivederlo.
di apprezzabile questa norma c'è il fatto che l'obiettivo è quello di rendere in qualche modo gestibile il procedimento autorizzativo relativo all'installazione di sondaggio termico in attesa che arrivi la normativa statale. Probabilmente chi ha redatto queste norme pensava che la durata di queste iniziative non avrebbe superato qualche mese. In realtà oggi siamo ancora in attesa e non sapremo quando questa attesa finirà. Le direttive, le linee guida della Regione Piemonte forniscono le modalità tecnico-operative per progettazione, installazione, collaudo, gestione e dismissione degli impianti. In realtà il punto 1 è esattamente il contenuto delle norme UNI, e di utilità invece il punto 2 è la documentazione progettuale per la corretta valutazione delle ricadute ambientali e le caratteristiche delle schede per inventare le nostre geotermiche. L'autorizzazione fasciale alla provincia in applicazione della legislazione sulle fonti rinnovabili, che è una legislazione certamente non nata per questo settore, quindi è opportuno che a più presto esca la norma statale per far uscire dall'incertezza la Regione Piemonte. La Regione Veneto ha adottato un sistema autorizzativo diverso, cioè sono sempre le province che si delegate per i procedimenti amministrativi e per i controlli, però il motivo della delega non è la gestione delle risorse rinnovabili, bensì la tutela delle acque. C'è un articolo del piano di tutela delle acque della Regione Veneto che delega alle province l'autorizzazione all'installazione delle sonde geotermiche. È un modo un po' anomalo per mandare le deleghe, c'è un piano che deleghi altri enti, io non l'ho mai visto, però meglio questo che nulla. Qual è il problema del Veneto? Che ogni provincia ha definito dei propri criteri per la istruttoria, quindi per il rilascio delle autorizzazioni di installazione di sonde geotermiche, definendo anche i contenuti tecnici dei progetti. Il problema nasce dal fatto che nessuna delle province si è coordinata con le altre, quindi abbiamo diversi indirizzi, ma anche tra loro sono non coordinati. Vi porto l'esempio della provincia di Vicenza, che ha definito i propri criteri andando anche a fare riferimento alle norme UNI sulle pompe di calore. Norme UNI quindi ha coordinato le proprie istruzioni con le norme, è un lavoro estremamente corretto ed è tra l'altro l'idea della provincia di Vicenza che ci ha un po' guidati nel definire l'allegato tecnico del decreto ministeriale sulle sonde geotermiche. La provincia di Belluno, di contro, sia a titolo esemplificativo, in realtà non fa alcun riferimento alle norme UNI e quindi propone delle indicazioni di tipo tecnico di sua iniziativa, tutte da vedere poi nell'ambito di un coordinamento tecnico. È interessantissima la situazione della provincia autonoma di Trento, che è tra le prime regioni che ha legiferato nel settore, tra l'altro addirittura negli anni 90, quindi quando da altre parti non si conosceva nemmeno della possibilità di sviluppo di questo settore, già la provincia di Trento normava il tutto con un'integrazione sostanziale che poi è avvenuta nel 2009, quindi comunque quasi 9 anni fa. Cosa prevede la provincia di Trento? Prevede l'installazione di sonde geotermiche esclusivamente, che possa essere effettuata esclusivamente a previa comunicazione da presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio del lavoro alla provincia stessa. Quindi già definisce, già liberalizza l'intero settore delle sonde geotermiche. Ed è il motivo per cui probabilmente la provincia di Trento e analogamente succede nella provincia di Bolzano, c'è un forte sviluppo di queste sonde geotermiche.
l'idea del, vuol dire che l'idea della liberalizzazione delle sonde in realtà è un'idea che sta seguendo tutta la legislazione, sia la Lombardia, Trento, il Lazio, Bolzano, magari con sfaccettature un po' diverse, tutte quante seguono per gli impianti ordinari l'idea di che queste possano essere installate senza richiedere nessun tipo di autorizzazione. Dico, la stessa cosa succede in Lombardia, uno dei motivi per cui si è liberalizzato il sistema, in realtà, oltre al fatto che poteva essere fatto, visto i relativi timori, diciamo, la non esistenza di timori sostanziali per l'ambiente, quando le norme tecniche definiscono correttamente le modalità di installazione e utilizzo del liquido termovettore, tali da non poter interferire con l'ambiente, dicevo. Per questi motivi si tende a liberalizzare l'intero settore. L'ha fatto la provincia di Trento, l'ha fatto la provincia della Lombardia, l'ha fatto la regione Lazio. Degli interventi invece sono previsti per gli impianti di più grosse dimensioni e sono dato un limite appunto a queste alla liberalizzazione, penso oltre certi volumi o certe profondità si va in autorizzazione. L'importante è la questione della carta geoenergetica, cioè perché il sistema liberalizzato possa funzionare correttamente occorre che la pubblica amministrazione metta a disposizione dei progettisti e delle indicazioni di massima su cosa si può fare e dove si può fare. Le carte geoenergetiche servono esattamente a questo, a dare i limiti di sviluppo del settore. In provincia di Trento la chiamano carta geoenergetica, funzione negativo, cioè individua le aree nelle quali è vietata o limitata l'installazione delle sonde geotermiche relativamente a questioni geotermiche di altro tipo, cioè se c'è uno sfruttamento di geotermia ad alta intensità, geotermia diciamo a media, bassa o ad entalpia, questo non deve interferire con lo sviluppo del competitore. E poi per questioni idrogeologiche, per la tutela delle sorgenti ritenute strategiche. Si fa riferimento ad aree prossime a faglie sismiche presunte attive o ad aree caratterizzate da frane superficiali. Richiamo un momento la legislazione della Lombardia, sulla quale scivolerò un po' in quanto verrà trattata un altro intervento, e tutto è cominciato nel 2006 con una delibera che ha definito la strategia regionale per la valorizzazione delle risorse geotermiche. I punti che ha definito la strategia sono quelli che vedete. Sostanzialmente si va dalla parte comunicativa alla parte dell'inventario, all'incentivazione dei progetti e al completamento normativo e anche alla possibilità di utilizzo dei pozzi per ricerca e coltivazione di idrocarburi per scopi geotermici. Questo punto 7 è completamente fallito, si è visto che non è stato possibile per motivi diciamo tecnici sfruttare queste evenienze. Quali sono stati i principi? I principi sono stati l'esclusione delle pompe di calore dalla legislazione sulle acque, la liberalizzazione dell'installazione delle sonde, responsabilizzazione dei progettisti, indicazioni tecniche operative dettagliate, anche supportando l'attività di normazione del Comitato Modello Italiano, come ho detto prima, controllo penetrante, istituzione del registro delle sonde geotermiche. Dietro questa scelta c'è stata un'iniziativa, un'idea importante da parte anche del Presidente della Giunta.
io liberalizzo, la regione liberalizza il settore, però nell'interessarlo fornisco le norme tecniche adeguate perché gli operatori sappiano quali sono i limiti, i vincoli, prevedo la responsabilizzazione degli operatori stessi, i quali con assunzioni pesanti di responsabilità rispondono per la eventuale progettazione diciamo, negativa, e effetto dei controlli estremamente accurati sia nella fase di perforazione che nella fase successiva di monitoraggio, monitoraggio per il quale definisco quali sono i criteri perché questo possa essere fatto in termini di correttezza diciamo, ambientale. Da queste norme, da queste idee è nata il regolamento 7 del 2010 di cui si parlerà in seguito, quindi io oggi mi astengo e vado ad accennarvi in ultimo alla legislazione della Regione Lazio. È una legge interessante del 2016, tra l'altro ha già subito una modifica nel 2017 per renderla pienamente operativa. Quindi è stato questo anche il motivo per cui ancora adesso non è entrata pienamente in vigore. E la legislazione della Regione Lazio, che per essere l'ultima sembra quella più adatta a rappresentare la situazione nazionale, ed è questa situazione che è stata utilizzata dalla piattaforma geotecnica per la definizione della tipologia di autorizzazione. Questa, dicevo, liberalizza come attività di edilizia libera l'installazione di sonde geotermiche di potenza inferiore a 100 kW e profondità da pianocampagna inferiore a 120 metri. Assoggetta a segnalazione certificata di inizio di attività tutti gli altri casi. Quindi direi che il 90% delle installazioni oggi che si attuano a livello nazionale comunque rientra in un discorso di liberalizzazione. Evidentemente il sistema è supportato dall'istituzione del Registro Nazionale di Impianti Geotermici e dalla carta idrogeoenergetica che ha delle caratteristiche simili in termini di previsione alla carta della Regione Lombardia, che è quella che poi definirà i vincoli legati a questo sfruttamento. Quello che vorrei dire come conclusione è che soprattutto per la parte applicativa delle norme occorrerebbe forse che a livello nazionale ci sia una maggiore uniformità, per esempio i vari registri a livello previsti dalla regione non si parlano tra di loro, non si riesce, dovrebbe riuscirsi ad avere un unico registro nazionale, magari gestito dalle regioni perché abbia il contenuto identico in termini di richiesta di informazione, come pure per la carta geoenergetica sarebbe interessante avere una carta geoenergetica sia a livello regionale, infraregionale, ma che comunque per quanto riguarda il livello nazionale contenga gli stessi dati e le stesse informazioni. Bene, con questo chiudo e vi ringrazio.